Ecco, certamente il sistema preventivo di Don Bosco potremmo dire è la Magna Carta, no? Di tutta l'opera di Don Bosco, no? È il testo su cui tutti i salesiani, tutta la famiglia salesiana si ispira continuamente. Ecco, il sistema preventivo, potremmo dire, si concentra intorno a tre grandi parole. La prima parola è ragione. La seconda religione e terzo amorevolezza. Ecco, intorno a queste tre parole si svolge tutto il metodo educativo di Don Bosco. Naturalmente Don Bosco pensava ai giovani, pensava all'educazione dei giovani, all'educazione morale, sociale, civile, religiosa dei giovani. E allora, naturalmente, la prima cosa, la ragione. Don Bosco non voleva che i ragazzi ricevessero un'educazione così imposta, ma attraverso l'educazione della ragione, cercando di portare le motivazioni perché dovevano fare delle scelte. Quindi Don Bosco voleva ragionare con loro, voleva educarli al senso morale, al senso religioso, al senso sociale, proprio portando le ragioni di fondo per cui i giovani dovevano scegliere una cosa o l'altra. Poi un secondo elemento, la religione. La religione è l'elemento, direi, qualificante del suo sistema educativo perché sottolinea proprio quello che è il messaggio cristiano, il messaggio di Gesù. Cioè, tutta l'educazione di Don Bosco si incentra sulla figura di Gesù, Gesù che deve diventare il modello per i giovani, sia attraverso la vita che ha vissuto Gesù, sia attraverso il suo messaggio. E quindi, ecco, la religione incentrata attraverso un modello che è la persona di Gesù, no? E naturalmente con tutto quello che Gesù aveva detto. E poi la terza caratteristica, l'amorevolezza. Don Bosco voleva che i suoi salesiani, i suoi figli, avvicinassero i giovani con quello stile, con quella paternità tipica proprio di un papà, di una mamma di famiglia, no? Come il papà e la mamma hanno affetto, amore per la cura, per la crescita dei propri figli, così ecco Don Bosco voleva che i suoi salesiani avessero questa caratteristica dell'amorevolezza, della bontà, perché Don Bosco diceva che si conquistano i giovani più con l'amore che più che col timore, con la paura. No? E proprio per questo ci ha dato una grande figura come modello, come protettore, la figura di San Francesco di Sales. Sapete che il nome Sales ha dato poi vita al nome di Salesiani, eh? Ma perché ci ha dato Don Bosco questa figura di San Francesco? Perché era il santo della bontà, dell'amorevolezza, dell'apertura verso tutti, della dolcezza, come diceva lui.